Buongiorno Andrea Cornio, direttamente da Villanelli. L'argomento di oggi sono gli ibridi Williamsi. Mi trovo proprio davanti all'ibrido che prende il nome appunto di J.C. Williams, l'inventore di questi ibridi. Molto importanti perché appunto sono gli ibridi tra la Camellia saloniensis, che è questa, piccolo fiore cinese dello Yunnan, e la camellia japonica. Vedete che aumenta la dimensione del fiore. Perché questi fiori sono importanti? Perché praticamente nei climi freddi, soprattutto nei climi inglesi, come aveva sperimentato lo stesso Williams, riescono a produrre tanti boccioli e quindi a fiorire. Questa ovviamente è una delle prime ibridi. Passiamo invece a uno degli ultimi ibridi. Questa si chiama Fans Lemoal, che è uno dei camelliofili contemporanei, bretoni, ed è stato un prezioso omaggio che è stato portato direttamente dalla società bretone durante una loro visita appunto a Villanelli. Vediamo altri ibridi Williamsi, come questo, Bowen Bryant, vedete, un fiore campanulato, e un altro ibrido abbastanza importante e famoso, che è la Donation, famoso perché è diffuso in commercio, vedete, molto fiorifero, molto abbondante, anche se per il momento non avete visto tante variazioni di fiore. Invece vediamo che in questo caso abbiamo un altro ibrido che si chiama Carhill Castle, che appunto prende il nome dal castello e giardino dove Sir Williams aveva iniziato la sua sperimentazione di ibridazione. E adesso passiamo in un altro continente perché troviamo uno degli ibridi, direi da me preferiti, che si chiama E.G. Waterhouse. Waterhouse è stato il primo presidente della International Camellia Society in Australia e ha creato questo bellissimo ibrido che, come vedete, invece che far marcire i fiori sulla pianta, li fa cadere in basso nel terreno. Vediamo altre due varianti, che sono la famoso ibrido Williamsi Debbie e il famoso ibrido Williamsi Anticipation Debbie. Da Villanelli Williamsi è tutto.